Ciao a tutti! Oggi prepareremo la ciambella alle zucchine. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 0, latte tiepido, uova, ricotta, parmigiano e pecorino grattugiato, lievito istantaneo per torte salate, olio, sale, pepe, zucchine e pancetta che è facoltativa. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta posizionando sulle lame la farfalla. Mettiamo le uova. Il sale. Li facciamo montare per 8 minuti. 37 gradi, velocità 4, senza misurino. Aggiungiamo adesso la ricotta. L'olio. Il parmigiano e il pecorino grattugiati e facciamo amalgamare per 30 secondi a velocità 3. Aggiungiamo la farina. Il latte, il pepe e il lievito istantaneo per torte salate. Facciamo amalgamare per un minuto a velocità 4. Rimuoviamo la farfalla dal boccale. Adesso andremo a mettere nel boccale le zucchine tagliate a dadini, una parte della pancetta, che è facoltativa. Amalgamiamo con la spatola. Il composto è pronto, trasferiamolo in uno stampo a ciambella ben imburrato e infarinato del diametro di 22-24 cm. Cospargiamo con il resto della pancetta e le zucchine tagliate a listarelle. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 30-40 minuti circa. La ciambella alle zucchine è cotta, lasciamola intiepidire prima di rimuoverla dallo stampo. Ciambella alle zucchine! Grazie e alla prossima ricetta!